È una partita importante quella di domani, anche perché arriva prima di una pausa, insomma anche un momento di riflessione dopo un terzo di campionato, quindi è una partita che anche per questo motivo si sente di più. Non è per questo, non è per la sosta, anche se dopo lì si può fare un primo bilancio di come sta andando la stagione, sono d'accordo con te. È importante perché ci sono 3 punti in palio, perché ogni partita dobbiamo avere l'idea, l'ambizione di provare il dovere di provare a vincere, fare più punti possibile. Questo per la classifica, indipendentemente quale sia la classifica, come mentalità, e poi chiaramente anche la classifica non richieda punti, quindi noi dobbiamo cercare con grande determinazione, fiducia e volontà di cercare di fare i 3 punti, nella consapevolezza che di fronte abbiamo un avversario molto molto ostico, più di quanto dica la classifica, e questo non deve far sbagliare nessuno, non solo noi, che lo sappiamo bene. Ecco, in questo senso ti volevo appunto chiedere, il Perugia, di quelle stagioni che abbiamo visto già capitare tante volte nella storia del calcio, però è una squadra che ha una distanza notevole, secondo me, tra i nomi, le potenzialità della rosa e la classifica attuale. Ti chiedo se questo in un certo senso anche ti preoccupa, perché credo che la classifica sia in qualche modo deformante sulla partita, sulle difficoltà che vi aspettano. No, noi lo sappiamo, non ci cambia nulla. Sappiamo il valore dell'avversario tecnico. Io non so perché il Perugia sia lì, non mi interessa nemmeno a ricercarlo, sinceramente. Noi abbiamo dimostrato abbiamo vinto quando è arrivata qui la Regina, che è la prima classifica, abbiamo vinto con la Ternana, che è una squadra di valore, abbiamo fatto fatica con la oggi prima classifica Frosinone, che ha vinto, quindi sì, si perde un po' con tutte, e non è sicuramente il valore di classifica che fa testa. Noi questo siamo consapevoli, domani ci aspetta una partita importante, dobbiamo essere bravissimi a interpretarla bene, con grande lucidità tattica e soprattutto con grande cuore, perché domani servirà veramente avere più fame, più cattiveria, più determinazione dell'avversario. Ti chiedo l'ultima per quanto mi riguarda, dopo la partita di Cittadella avevi previsto insomma un ritorno al vostro modulo classico, ti chiedo se questa settimana ha cambiato le tue idee, se c'è qualche cosa che insomma bolle in pentola. No, non vuole niente in pentola. La settimana scorsa nel prepartita ha detto che si cambiano, si provano tante situazioni durante la settimana di allenamento. Un sistema di gioco non fa vincere, non si vince con un sistema di gioco, no, altrimenti giocheremo tutti alla stessa maniera. Si vince con le motivazioni, si vince con la compattezza di un gruppo, si vince con la compattezza di un ambiente, si vince con queste motivazioni qui. Il sistema di gioco è tutto relativo. Ogni partita ha storia a sé. E noi da un anno e mezzo, penso, perché pure che qualcuno equivoci molto, che di risultati positivi ne abbiamo fatti tanti. Non voglio guardarmi indietro, voglio guardare avanti, ma si guarda indietro nella vita, mi insegna a guardare indietro per cercare di sbagliare il meno possibile sulle cose e poi di andare avanti. Quindi abbiamo fatto molto bene con il nostro sistema di gioco, ci ha permesso di vincere il campionato, questo è un altro campionato, ce la siamo giocata alla pari in tante situazioni con tantissime squadre, siamo oggi l'obiettivo della salvezza, siamo in media su quello che è il nostro obiettivo, quindi i cambiamenti possono esserci, ma non è per quello che facciamo punto o meno. Abbiamo giocato a 5, se fa il gol in rigore stiamo a dire che era sbagliato tutto, come sempre non va mai bene nulla quello che si fa. Però la linea io ce l'ho già ben chiara in testa e non c'è nessun tipo di problema, né che si giochi a 3 né che si giochi a 4. Buongiorno mister, le chiedo, visto che ci sono dei giocatori acciaccati o comunque non al meglio, com'è la situazione? O se deciderà proprio all'ultimo domani? Un paio di verifiche ci sono. Problemini che un po' hanno tutte le squadre, ce li abbiamo anche noi, settimana ce li portiamo dietro, qualche verifica è finita stamattina. Adesso devo prendere decisioni in base a quello che ho visto anche nell'ultimo allenamento. Durante la settimana qualche acciacco non abbiamo avuto, ma è la normalità delle cose. E domani ci presentiamo comunque con tutta la squadra e la rosa a disposizione, quasi tutto fuori, solo Panada oltre a Battistella e Garciù. Quindi ho l'imbarazzo della scelta, i giocatori stanno bene, sono impegnati bene, ho fatto una buona settimana lavorativa e vediamo di trasformarla domani sul campo contro il Perugia.
ecco, a proposito di Perugia, che squadra si aspetta? È una squadra che i numeri dicono sia in difficoltà, insomma, le sconfitte in 12 partite non sono poche, però quasi a Modena come, diciamo, tra virgolette, ultima spiaggia, se così si può dire. Ma non si può dire questo, non si può dire questo. L'anno scorso Vicenza aveva 4 punti a questo punto di stagione, 4. Ha fatto il play-out finale, quindi no. Non si può dire questo qui, io capisco che voi, che è l'ultima spiaggia, partita importante, lo dicevamo 2 partite fa, 3 partite fa, la partita scorsa, sono tutte importanti. Non ce n'è una che abbia. Chiaro, più avanti si va e più i punti possono pesare. Oggi per non rimanere indietro, ma se fosse metà classifica, diciamo che sia per l'ultimo mese quello che va tra virgolette. Però per arrivare all'ultimo mese fatto bene bisogna fare i punti prima. È quello che conta, quindi partita per partita. Noi perlomeno la interpretiamo così. Cercare di fare più punti possibile, non è l'ultima spiaggia per nessuno, non dobbiamo guardare in casa nostra, non dobbiamo guardare in casa degli avversari. Gli avversari hanno i loro problemi, se li hanno, io so solo che è una squadra di valore, ha dei nomi importantissimi, se guardate e conoscete il valore tecnico di una squadra, basta prendere Wikipedia e leggete i giocatori che ha il Perugia, che valore hanno, punto. Però non mi interessa parlare del Perugia, mi interessa che noi ci concentriamo su noi stessi e facciamo la nostra partita. Quello che conta è quello che facciamo noi, non quello che fa l'avversario. Poi vediamo l'avversario. L'importante è che noi la interpretiamo nella maniera giusta, dal modo di tenere il campo, all'intensità, all'aggressività che dobbiamo avere, alla cattiveria sotto porta, a fare la nostra partita nel miglior modo possibile. Allora, mister, la mia domanda è questa qua, se temi un po' la partita di Cittadella, cioè nel senso che il Modena l'ha affrontato probabilmente senza la brillantezza del gioco e dell'intensità che ha avuto prima, che ha avuto, se questo qua è un segnale che ti preoccupa oppure sei sempre tranquillo di trovare la squadra che hai sempre avuto? No, tranquillo non si è mai prima della partita tranquilli, si è convinti di cercare di lavorare bene. La squadra non è riuscita a trovare ritmo a Cittadella, non mai andare con quel ritmo che è abituata, perché c'era un qualcosa di nuovo e un qualcosa anche per l'avversario molto ostico, molto difficile da affrontare come gioca loro. Sempre queste verticalizzazioni ti fanno sempre correre verso la tua porta, ti aggrediscono molto, è una squadra che pressa un po' più di tutti secondo me in Serie B. E quindi ci ha messo un po' in difficoltà, tra un po' lavoro dell'avversario e loro nostro, non siamo mai riusciti a prendere ritmo. Io finora, anche quando abbiamo perso, vedi l'ultima partita in casa, per 60 minuti abbiamo fatto una partita di buona intensità e anche di buona qualità. Ecco, quindi io confido di trovare questa squadra, questa intensità, perché la parola che ho usato spesso prima in questo inizio di conferenza stampa è stata intensità e determinazione, ed è la cosa principale che dobbiamo avere, che deve far parte e fa parte del nostro DNA. Se non facciamo così andiamo sicuramente a soffrire, perché di fronte troviamo una squadra che fa dell'intensità, ha una fisicità importantissima, una grandissima fisicità in mezzo al campo, in difesa, in attacco, è una squadra strutturata in maniera importante e molto molto dinamica, e guai se manchiamo sotto questo aspetto. Buongiorno mister, chiedo tanto un aspetto, se conti di recuperare Falcinelli, visto che comunque Perugino e Max insomma, è contro la squadra, la sua ex squadra, insomma, potrebbe essere anche un aspetto importante. Falcinelli è recuperato, si è allenato tutta la settimana, al Cittadella aveva un problema muscolare, l'avevo tenuto solo in caso di emergenza, così d'accordo con lo staff medico, e quindi lui da martedì da lunedì si è allenato tutta la settimana regolarmente. Sta bene a disposizione. Quindi chiedo se i rapporti hai con Castori, visto che è un altro esperto della categoria, se li conoscete, se avete avuto in passato incontri, confronti? No, ci siamo, ma ci conosciamo e penso che ci sia stima tra tutte e due. Ci siamo trovati tante volte sui campi di calcio, ci confrontiamo. Qualche telefonata nel passato ce la siamo fatta, nulla più, però io ho grossa stima di Fabrizio per come sempre lavorato, la serietà, il suo modo di far calcio, di essere come un uomo diretto, molto, molto diretto, molto forte, e quindi appunto una persona che stimo. Grazie. E mister, forse mi sbaglio, ma mi sembra che Modena ancora un poco la soluzione del tiro della media distanza. Bene. No, dice bene. Ecco, perché non ci sono gli interpreti giusti a parte Tremolada, o perché magari c'è qualcosa che non va? No, qua non c'è nulla, dopo sono un po' di caratteristiche. Zona tiro, Armelino c'è un buon tiro, sicuramente non è uno che non c'è il tiro, Falcinelli stesso, gli attacchi.
attaccanti di O, quando entra in area o nelle zone, calcia bene. E noi ci stiamo mancando di questo, perché cerchiamo sempre il passaggino finale, la finalizzazione, e quindi andiamo spesso per vie centrali cercando sempre l'infilata invece di tirare in porta. Qualche tiro in più lo potremo anche fare. Sono d'accordo con lei, viene sollecitato spesso questo, poi da dire e fare nel campo, ma i ragazzi decidono loro se tirare o meno. Non è una cosa che purtroppo si può guidare, mi piacerebbe. La seconda domanda è su Bonfanti. Come sta Bonfanti? E volevo chiedere questo. Si ha sempre l'impressione che Bonfanti, o al massimo della sua potenza fisica, che è travolgente, e allora diventa travolgente anche per gli avversari, o se non è, e allora a quel punto c'è il rischio che si rompa, o si stiga, eccetera, eccetera, e se non è al massimo invece è un po' una cittadella dove ha messo il dettino sul problemino che abbiamo avuto anche settimana, è uno di quei problemini che abbiamo avuto un po' con lui. È un po' così, in questo momento è il suo. È un ragazzo che secondo me è molto forte, ha fatto vedere, ha delle qualità importantissime, uomo vero d'area di rigore, grande qualità tecnica. È un ragazzo che evidentemente brucia molte energie nervose prima della gara, che le vanno poi a far soffrire anche la muscolatura. Problemi non ne ha, sta bene, non lo diciamo di alta voce, anzi, sto zitto, però effettivamente lui deve sempre essere al massimo e spingere. Qualche volta non spinge al massimo perché ha paura di andare oltre e avere problemi. Stiamo gestendo la sua situazione dall'inizio di stagione, ma soprattutto quest'ultimo periodo di più. Però insomma, deve fare calciatore, quindi deve giocare, deve avere coraggio, deve avere tranquillità e serenità. È un giocatore molto forte, è un giocatore forte veramente, l'ha dimostrato. Deve giocare con coraggio, deve bruciare meno energie mentali, secondo me, prima che vanno a toccarlo, bruciare tutto, e questo un po' lo limita, però rimane una risorsa estremamente importante per noi. E poi, come tutti i calciatori, se non sei al meglio della condizione fai fatica, o hai altre qualità che riescono a superare, altrimenti si fa tanta fatica. Quando parlo di intensità, il gioco del calcio oggi non è più di palleggio, è fatto molta velocità, molta intensità, ed è quello che tutti chi va in campo deve avere. Poi ci sono le varie caratteristiche. C'è un centrocampista, diciamo, di tiri in porta un momento fa, e bisogna anche rispettare quelle che sono le caratteristiche dei singoli giocatori, quindi di quelli che abbiamo noi in squadra. Altre domande? Mister, buongiorno. Ciao. Io le chiedo, del Perugia, teme di più la grinta, l'aggressività che può trasmettere con un allenatore come Castori, o la qualità ancora espressa di molti giocatori, visto la classifica? Tutte le cose fanno parte di una componente unica. Ci sono cose che vale una di più, una di meno. E sicuramente Fabrizio dà molto temperamento alla squadra, questo è fuori discussione, ma io vedo che anche la squadra è molto organizzata. Io ho visto le ultime tre partite quando è rientrato lui a Frosinone, ha perso 1-0, ma ha fatto una partita veramente molto importante. Frosinone ha tirato una volta in porta primo tempo, non 2-1. Si fa molta fatica a trovare spazi con loro, e quando gioco di rimessa, la regina, ripeto, prima classifica, secondo me è una delle squadre più forti, forse non la più forte che ho trovato finora, perdeva 3-0, poi Perugia in 10. Sono fatti, non sono cose che mi invento io, sono fatti lì davanti. Quindi questo, per fare questo deve abbinare tutte e due le cose, sia l'intensità, sia il temperamento, e sia il modo di stare in campo e di giocare. Perché prima ho detto che dobbiamo essere molto molto bravi a gestire la partita, perché è una squadra completa che sa difendersi molto bene, riparte con molta velocità, e di contropiedi hanno fatto 3-3 a Reggio, e quindi questo non dobbiamo permettere di fare questa situazione. Ma quando si aprono e giocano, attaccano in massa, 4-5 dalle rigore, arrivano sempre con due esterni larghi e pronti a crossare, quindi hanno un'identità molto tattica, molto ben precisa. Questo lo sappiamo, abbiamo lavorato su questo, dobbiamo essere bravi noi poi interpretare la partita nel miglior modo possibile su quello che possiamo. Abbiamo visto che possiamo avere dei vantaggi e limitare bene dove potremo trovare delle difficoltà. Ciao mister, in settimana abbiamo sentito parlare Novellino e ha speso delle belle parole nei suoi confronti, insomma, raccontando anche qualche aneddoto.
volevo chiedere insomma che rapporto ha con il mister. Non lo metto, Walter l'ho perso. Ma con Ovellino siamo stati compagni di squadra in due occasioni, quando giocavo io a Perugia e a Catania. Catania veniva spesso a casa mia, quasi sempre, due o tre volte a settimana a mangiare, e quindi aveva stato un buon rapporto. Poi lui da allenatore della prima squadra a Venezia, io ero allenatore della Primavera, andavo spesso a vedere le partite per lui la domenica, quindi abbiamo sempre stato un buon rapporto, anche se poi nella vita del resto non ci siamo mai frequentati, adesso un po' che non lo sento neanche, però c'è sempre stata l'amicizia e la stima reciproca. Grazie. Altre? Buongiorno mister, le chiedo come sta Armellino, un giocatore che quando assente si sente e secondo me è stata un'assenza che l'ha spinta a cambiare il modulo sabato. Allora, Armellino sta meglio, non è forse nel momento migliore ancora, però è ancora un po' di condizione, è stato fermo un paio di volte per l'influenza prima ad Ascoli, se non ricordo male. Sì, sprinta. Ad Ascoli è un lutto. Sì, sì, è rimasto fuori però. Sì, sì. Poi dopo arrivi. Pronto? E per noi è un giocatore importante, per me lo dimostra. Si è bloccato? Lo dimostra tutte le volte, insomma, Marco quasi sempre giocato titolare con me. È un ragazzo cui ho grande stima e grande affidamento proprio per il suo modo di tenere il campo. Non è ancora il meglio. Deve ancora trovare un po' di condizione, adesso vediamo. Non ho cambiato modulo per quello, ho trovato modulo perché la Cittadella ha questa capacità di verticalizzare con tre attaccanti che rimangono alti sempre, quindi se avete un costante continuo rincorrere diagonali non è che sempre a subire, quindi ho provato quella situazione tattica lì. Quindi non è per quello. Delle situazioni, giusto anche ogni tanto provare qualcosa di diverso se si ritiene che possa essere la cosa migliore. Le cose non vengono fatte a caso, vengono fatte su letture che poi possono essere giuste o sbagliate che si danno. Si cerca sempre di fare le cose migliori per il bene del club, perché l'unica cosa che conta è il Modena.